Buonasera a tutti e benvenuti. Chiedo conferma dalla regia se siamo online. Michele, Chiedo posso conferma. andare? Vai, tranquillo, vai, regia, sì. Ah, okay, no, scusate. Allora, grazie a tutti di essere collegati. Questa sera io faccio una brevissima introduzione. Sono in rappresentanza degli organizzatori dell'incontro, che sono il Circolo Feltre e l'Associazione Culturale Charles Péguy, due centri culturali di Milano che hanno deciso di collaborare, come già fatto in passato, per questo incontro che riteniamo un momento di approfondimento davvero importante su uno dei temi più discussi negli ultimi mesi, anche a livello sia politico che dell'attualità più in generale. Abbiamo invitato e siamo veramente contenti che abbiano risposto positivamente dei relatori davvero, secondo noi, di eccezione. L'incontro sarà moderato dal giornalista di Avvenire Francesco Nibene, che è uno dei giornalisti che più ha trattato e più conosce l'argomento. Quindi io lascio la parola a lui, ringrazio nuovamente tutti voi che siete collegati e vi rimando poi eventualmente alla pagina YouTube del Circolo Feltre, dove sarà pubblicato, dove lo state vedendo ora e dove rimarrà poi online l'incontro nei successivi giorni per eventualmente anche inoltrarlo, farlo conoscere ad altri. Quindi grazie, grazie a tutti e lascio la parola a Ognibene. Grazie, un benvenuto a tutti quelli che ci stanno seguendo attraverso il video e spero che tutti siano riusciti ad accedere regolarmente, visto che c'è stato qualche lievissimo ritardo. Grazie Simone per questa introduzione e grazie agli ospiti. Come diceva Simone, appunto, abbiamo ospiti veramente rilevantissimi, di grande competenza specifica, nella materia di cui parleremo questa sera, che è un tema sul quale si è esercitata anche la nostra capacità di informazione e di discernimento, direi negli ultimi mesi, ma molto più che ultimi mesi, ho visto che il primo gesto, il primo atto formale della cosiddetta legge Zan è addirittura del novembre 2019, quindi è un tempo piuttosto lungo nel quale siamo stati chiamati a confrontarci con una questione che abbiamo capito subito aveva a che fare non soltanto con il termine proprio della legge, cioè la protezione di persone che si ritenevano a torto o a ragione comunque perseguitate o oggetto di discriminazioni, ma molto di più. Ed è su questo molto di più che vorremmo cercare di interrogarci questa sera. E, appunto, è un conoscere per giudicare, no? Mi piace molto anche questa idea di cercare di approfondire il tema, perché fino a questo momento forse si è presunto di conoscere senza, e di giudicare senza sapere in realtà di cosa si stava parlando. In realtà l'opinione pubblica è stata un po' ostaggio di un dibattito molto chiuso, molto controllato, in cui si è fatto credere che questa legge fosse sia indispensabile, perché siamo di fronte a una situazione allarmante, per non dire emergenziale, rispetto appunto alla possibile discriminazione di persone per il loro orientamento sessuale. Quindi una legge che arriva con grande ritardo, come sempre saremo gli ultimi in Europa, forse nel mondo, è una legge, secondo i sostenitori, che sarebbe necessaria per allargare la libertà personale, quindi diritti e libertà, cose che tutti vogliamo evidentemente, quindi molto positive, la libertà di essere ciò che si vuole, soprattutto i giovani, si sentono appunto un'identità, specifica, propria, che è diversa rispetto a quella, di cui li ha dotati la natura, e devono essere liberi di poterlo fare senza nessuna forma di discriminazione. Quindi andrebbe fermato chi è punito, chi istiga e promuove l'intolleranza nei loro confronti e lo fa con atti, idee, parole, con la propaganda, eccetera. La conseguenza di tutto questo l'abbiamo vista, cioè che la prima forma di contrasto, si può dire, di dubbio sulla natura effettiva di questa legge è stata proprio sulla libertà di opinione, cioè sul fatto che si stesse scivolando verso una compressione della libertà di pensiero e di espressione. Ci si è poi resi conto che, una volta che si è anche un po' sfidato, diciamo, gli estensori della legge, di definire meglio quali erano i termini della questione, ci siamo trovati di fronte all'articolo 1, sul quale saremo sicuramente intrattenuti dai relatori, che definisce il sesso, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, come se fosse appunto una sorta di pretesa di riscrivere per legge la natura umana.
E questa pretesa di riscrivere la natura umana passa anche attraverso la promozione di iniziative che devono anche entrare nelle scuole, anche di questo parleremo, perché la giornata nazionale contro appunto l'omofobia, la transfobia, la bifobia, la lesbofobia, perché così è stata definita, naturalmente autorizza a prendere iniziative, anzi obbliga in qualche modo tutte le scuole a prendere delle iniziative e per forza di cose condiziona anche la libertà di insegnamento e di educazione. È una legge che è lievitata, quindi col tempo, cercando di precisare sempre meglio, di estendere sempre meglio queste libertà e questi diritti, siamo arrivati a 10 articoli. Addirittura per evitare di pensare che fosse soltanto una legge riservata esclusivamente agli interessi della lobby gay, come si è detto, è stata estesa anche a difendere le discriminazioni contro le donne e i disabili, quindi contro la misoginia e il cosiddetto abilismo. È uno stratagemma che si è tentato di in qualche modo di introdurre per allargare il fronte del consenso. E siamo di fronte appunto a una legge che per qualcuno è un grande pastrocchio, per qualcun altro invece è un passo avanti. Ancora oggi il dibattito era fermo su questo punto, cioè sarebbe indispensabile non perdere tempo con audizioni che sono in corso al Senato, perché la legge è stata approvata alla Camera con un certo margine di maggioranza e adesso è al Senato, appunto non bisogna perdere tempo in altre audizioni, in altri alternativi, disegni di legge che sono stati presentati nel frattempo, bisognerebbe passare rapidamente ad approvarla. Tant'è vero che c'è qualcuno che ha tentato anche di portarla in aula direttamente e farla prova di forza e farla approvare subito dall'aula del Senato, senza sottoporla al dibattito della Commissione, come invece è doveroso, soprattutto per leggi così delicate e divisive. Grandi questioni si sono aperte su questa legge, su questo disegno di legge, che è ancora un cantiere aperto. I pronostici sono aperti in questo momento, c'è chi dice che i numeri non ci sono e quindi è inutile andare in aula perché questa maggioranza, che presunta maggioranza, tra l'altro si treccia anche con le vicende legate al governo, perché molte forze politiche che si confrontano, duellano su questa legge, sono anche simultaneamente al governo e dovrebbero essere unite nello sforzo di far uscire l'Italia dalla crisi. Quindi c'è chi dice meglio non andare alla conta perché si rischia di andare sotto, c'è chi dice no, comunque andiamo perché i voti in Parlamento li troviamo e vedrete che ci sono. In questo momento siamo al punto in cui il dibattito, grazie al cielo, si è riaperto, perché rispetto a, dopo l'approvazione alla Camera, sembrava che la china fosse in qualche modo inarrestabile, no? Che fosse soltanto questione di giorni, al massimo di settimane, il Senato avrebbe dovuto approvare, senza farsi troppe domande, una legge così chiaramente positiva e libertaria, affermatrice di diritti ed eliminatrice di discriminazioni, in qualche modo si è riusciti a introdurre nell'arena del confronto pubblico alcune obiezioni, alcuni dubbi perlomeno, ecco. Cose che hanno tentato di fare gli estensori, tra questi anche uno dei nostri ospiti di questa sera, Alfredo Mantovano, che ha curato non uno ma due libri, Omofobi per legge dell'anno scorso e quello di quest'anno, Legge omofobia perché non va, che siamo, se non sbaglio, Alfredo mi diceva, la terza ristampa, 4.000 copie circa, quindi un best seller oramai, che vi consiglio anzi di procurarvi per capire se volete veramente sapere tutto tecnicamente di questa legge. Grazie a questo sforzo di informazione e di confronto, e grazie al fatto che abbiamo tentato anche noi di avvenire con l'aiuto di tutti tanti amici, alcuni dei quali qui presenti questa sera, abbiamo tentato di introdurre gli argomenti che rendessero reale il dibattito su una legge così importante, sono emerse delle crepe anche nel fronte di quanti si riteneva fossero tutti d'accordo, no? Al fronte progressista soprattutto. Crepe, più che crepe, direi pesanti perplessità, molti dubbi, con lettere aperte, prima di alcuni gruppi di femministe, poi da parte di personalità che si ispirano al progressismo, ha preso posizione ripetutamente anche la conferenza episcopale, sono usciti, l'ho scoperto, intellettuali, politici, docenti universitari, che hanno espresso e stanno esprimendo anche con editoriali sui giornali tutte le loro riserve. Allora, per fortuna si è riaperto il dibattito su questa legge, noi siamo qui questa sera per cercare anche di capire quali sono i termini sui quali questo dibattito si sta sviluppando e quale giudizio avere di una legge che nasce con un intento certamente positivo di sottrarre categorie fragili alla discriminazione, ma che sembra volerci dire molte altre cose, sembra voler riscrivere anche appunto, come dicevo, la stessa nostra umanità in qualche modo, la libertà, i diritti, che cos'è una persona, che cos'è appunto il sesso nella sua natura appunto binaria e, secondo gli estensori della legge, non più binaria.
e quindi una legge portatrice di grandi questioni. Gli ospiti di questa sera, che passo rapidamente a, mi sono già preso fin troppo tempo a presentare, sono Alfredo Mantovano, che è magistrato, ex parlamentare, lo ricordiamo sottosegretario agli interni, molto, sempre molto puntuale nel prendere posizione su questi temi molto delicati e complessi, grande capacità di proporre argomenti e temi sui quali riflettere. È attivo nell'associazione Centro Studi Livatino, che è una fucina di idee e in questo caso appunto di obiezioni sulla legge. Paola Binetti, senatrice, neuropsichiatra infantile, è stata a suo tempo presidente di Scienze Vita, ha un trascorso anche nel Comitato Nazionale per la Bioetica e al Senato appunto sarà tra quelli che dovranno pronunciarsi, fa parte del gruppo dell'UDC, dovrà pronunciarsi su questa legge che è all'esame appunto dell'aula in questo momento di Palazzo Madama. E Marina Terragni, che ci ha dato veramente una grande mano per cercare di aprire questi dubbi, come dicevo, documentando in modo costante attraverso un blog, Feminist Post, che vi invito a seguire perché è veramente anche questa è una miniera di notizie, di informazioni controcorrente che lei riesce a pescare non so bene come, ma comunque sono notizie sempre di prima mano, alcune cose veramente terrificanti. Ecco, Marina è una collega giornalista, docente universitaria di etica della comunicazione, blogger, attiva da tanto tempo appunto nel fare controinformazione, cosa che, come sentiremo, chi ancora non la conosce, le riesce particolarmente bene. E, domani farò l'altra attesa in un'audizione al Senato proprio su questo tema, perché sapete appunto che le commissioni giustizia e affari sociali del Senato stanno esaminando il disegno di legge con una serie di audizioni e domani tocca appunto anche a Marina. Ci diamo l'impegno morale con i relatori e con voi che ci state ascoltando a concludere entro le 22:30 con circa un quarto d'ora a testa per i relatori che appunto svilupperanno ciascuno un profilo specifico dei temi sollevati da questa legge. Avremo anche tempo per eventuali domande vostre che vi invito appunto a far presente, perché è molto interessante anche appunto aver presente che cosa, quali sono i dubbi che si muovono nella nostra coscienza e quindi nella testa, nel cuore di chi ci sta seguendo. Quindi senza dubbio passo a presentare, a introdurre Alfredo Mantovano, che dovrà darci l'inquadramento, cioè che cos'è, di cosa parla esattamente questa legge, quali sono i suoi punti nodali e quali punti critici che sono emersi col passare del tempo e che sono ormai abbastanza chiari. Alfredo, grazie. Grazie a chi ci ascolta, grazie agli organizzatori, a Francesco Mibene, saluto le due correlatrici. Io vorrei evitare, nell'affrontare il tema, di porre delle opinioni di carattere personale o anche politico, e vorrei pormi nell'ottica dei presentatori delle proposte di legge che poi sono confluite nel testo che ha preso il nome alla Camera del relatore, l'onorevole Alessandro Zan, e che poi è stato approvato e oggi è all'esame del Senato, anche se si è ancora nella fase delle audizioni, come prima veniva ricordato. I relatori delle varie proposte hanno in comune, nella gran parte dei casi, tre punti chiave. Il primo, vi è una emergenza omofobia che preoccupa e rispetto alla quale questo testo costituisce la risposta. A fianco a questa emergenza omofobia vi è una carenza di norme incriminatrici di comportamenti lesivi nei confronti delle persone a causa del loro orientamento sessuale. E il terzo punto, che non vi è in tutte le relazioni che accompagnano le proposte di legge, ma in qualcuna viene avanzato anche in modo molto, diciamo, diffuso, non vi è una sorta di rassicurazione. Dall'entrata in vigore di disposizioni di questo tipo non verrebbe alcuna lesione della libertà di informazione o comunque di altre di opinione o comunque di altre libertà. Allora, molto in sintesi, vi è una emergenza omofobia in Italia. E qui dobbiamo decidere se fidarci delle istituzioni o no, e l'istituzione che è preposta alla sicurezza di tutti noi è il Ministero dell'Interno, che nel 2010 al Dipartimento di Pubblica Sicurezza
ha istituito un osservatorio, il cosiddetto OSCAD, Osservatorio sulle discriminazioni, che riguarda ogni tipologia di discriminazione, tra cui anche quella fondata sull'orientamento sessuale. Qui faccio come un noto conduttore televisivo, cioè mi faccio le domande e do le risposte, in attesa che poi arrivino altre domande. E cioè si potrebbe dire, diciamo, i dati sono scarsi, perché non esiste una previsione di reato che permetta un censimento. Ma è un'obiezione di poco peso, perché in realtà questo osservatorio, ripeto, contenuto nel Ministero dell'Interno, utilizza per le proprie elaborazioni, come vediamo anche da questa slide, le segnalazioni che vengono dalle associazioni LGBT, le segnalazioni che provengono da UNAR, che è l'ufficio antidiscriminazione della Presidenza del Consiglio, certo i dati che provengono dalle denunce penali e quelle che con linguaggio poliziesco si chiamano le fonti aperte, che sono i media, sono i giornali, i TG. Allora, elaborando tutte queste segnalazioni, quindi con uno spettro di rilevazione molto più ampio di quello che verosimilmente è il fenomeno nella realtà, emerge che nell'arco dei 10 anni di vita di questo osservatorio vi è una media annuale di offese motivate dall'orientamento sessuale pari a 26,5 casi, non 26.500, 26,5 in un anno in tutto il territorio nazionale. Credo che, non ho dati specifici, ma vado così sulla base della remota esperienza di genitore, che in una qualsiasi scuola italiana i casi di bullismo si erano, ahimè, nell'arco di un anno scolastico superiori a 26 in una sola scuola. Quindi non mi pare che sia una cifra da emergenza così come viene descritta. E certo, sarebbe sufficiente un solo caso, questo è un argomento che ascoltiamo spesso, per legittimare la reazione punitiva, per reagire nei confronti di chi porta queste offese, ma questa reazione c'è. Se passate al setaccio la cronaca degli ultimi mesi, riscontrerete che, magari con minore enfasi rispetto al dato di cronaca iniziale, ma la risposta punitiva, anche quando, e ci mancherebbe altro, le offese hanno questo tipo di motivazione, c'è, è immediata, e ove le condizioni lo legittimino, ci sono anche misure cautelari restrittive della libertà. Quindi significa che il sistema, e qui passo al secondo punto cardine della utilizzato dai sostenitori di questa proposta di legge, non soltanto non fa registrare una emergenza, ma una copertura normativa tendenzialmente completa, perché possiamo passare in rassegna il codice penale e gran parte delle leggi speciali, ovviamente si applicano qualunque sia il tipo di motivazione e qualunque sia la tipologia dell'offesa, dalle percosse alle lesioni, alle diffamazioni, alle calunnie e così via. In più, ci sono delle aggravanti di carattere generale nel nostro codice penale. Penso all'aggravante dei motivi abietti e futili, articolo 61 numero 1, o all'aggravante della cosiddetta minorata difesa, che ben possono applicarsi a casi concreti in cui vengono portate le offese di questo tipo. Dice, ma non menzionano esplicitamente l'orientamento sessuale, ma le norme penali, come le norme di legge in generale, dovrebbero avere caratteristiche di generalità e di astrattezza. Quanto più si scende nel dettaglio, tanto più si rischia, con l'obiettivo certamente condivisibile di tutelare alcuni, di raggiungere il risultato, che invece non è condivisibile, di lasciare fuori altri. Quindi è meglio avere una previsione di carattere generale sotto il cui ombrello colpire tutti i malintenzionati e soprattutto coloro che realizzano
degli atti concreti lesivi, così come già concretamente avviene. Terzo punto, c'è questa sorta di affanno nel mettere da parte i timori su lesioni attraverso l'applicazione di queste norme della libera manifestazione del pensiero, però c'è anche dell'altro, della libertà di formazione all'interno del contesto familiare, contesto scolastico, della libertà di istruzione, della libertà di ricerca scientifica e così via. Mi permetto di raccomandare, tra le varie proposte presentate, la relazione alla proposta che reca come prima la firma dell'onorevole Scarpalotto, il quale questo problema se lo pone molto concretamente e fa il seguente esempio, che vi riferisco pari pari dalla relazione. La relazione la trovate più esteso, però vi prego di fidarvi della sintesi. Dice l'onorevole Scarpalotto: immaginiamo il caso di una mamma a cui la figlia confidi che nel giro di poco inizierà una relazione con una persona del suo stesso sesso. Se questa mamma prova a dissuadere la figlia da una scelta del genere, ma mai e poi mai sarebbe condannata in virtù di queste norme, perché al giudice avrebbe modo di far presente le proprie ragioni. Dal mio modesto punto di vista non è una rassicurazione, perché l'esempio prospetta il caso non della mamma che di fronte alla confidenza della figlia prende il coltello da cucina più lungo e incomincia a inseguire la figlia, né della mamma che indica alla figlia la porta di casa e dice: allora se devi fare questa cosa vai via subito e non ti voglio vedere più. Quindi non c'è nessun atteggiamento nell'esempio di minaccia o di tentativo di lesione. È un tranquillo colloquio all'interno delle mura domestiche che l'onorevole Scalfarotto, uno dei più forti sostenitori di queste disposizioni, un suo disegno di legge nella precedente legislatura era passato in un ramo del Parlamento, ritiene che dalle mura domestiche debba necessariamente trasferirsi in un'aula di tribunale. Ora, per un criminale andare una volta in più o in meno con un'accusa sulle spalle in un'aula di tribunale è un incidente di percorso, è come per me andare in tribunale però dal lato giudice. Ma per una persona per bene, che in un ufficio giudiziario non è andato neanche, come si dice al sud, come testimone, la prospettiva di subire un processo, di subire lo stress per anni di una pendenza giudiziaria, magari anche con delle preclusioni derivanti da disposizioni penali come quelle che si immaginano di introdurre, che nei casi più gravi possono arrivare a un massimo di 6 anni di reclusione, e la prospettiva di affrontare il costo di un processo pagando come giusto che sia il proprio avvocato, è una prospettiva che non può che tradursi in una pesante autocensura. Quella mamma, in presenza di queste norme, mai e poi mai proverà a dire una sola parola alla figlia che non sia di plauso e di incoraggiamento, e anche là deve stare attenta sui termini che usa perché non siano intesi intorno, diciamo, da presa in giro. La cosa che dovrebbe far preoccupare di queste norme è non soltanto la prospettiva di una condanna, ma anche quello che può succedere nel corso del procedimento, poiché alcune delle norme penali che si immagina di introdurre, estendendo le norme della legge Mancino attualmente in vigore, che sono poi state trasferite nel codice penale, poiché alcune di queste norme hanno dei tetti di pena che giustificano l'utilizzo di intercettazioni telefoniche o ambientali o l'attivazione di misure restrittive della libertà, al di là di come finirà nei 3 gradi del giudizio, però vi è il rischio concreto di avere delle limitazioni di altre proprie libertà, quella di comunicazione con l'intercettazione o la libertà personale, già nel corso del procedimento penale.
E che questo rischio ci sia, e concludo perché si sta avvicinando la scadenza del quarto d'ora, non è prospettato soltanto da alcuni dei promotori delle proposte di legge, ma è prospettato nel modo più chiaro possibile da un articolo, l'articolo 4, che trovate all'interno del testo. L'articolo 4 è stato denominato la cosiddetta norma salva idee. Nel corso della discussione alla Camera, in particolare nell'aula della Camera, questo rischio per le varie libertà è emerso in tutta la sua concretezza anche a seguito di un parere molto dettagliato espresso all'unanimità dalla Commissione Affari Costituzionali. Ed è venuto fuori questo articolo 4, che è frutto di un emendamento che è stato approvato nell'aula della Camera, quando il testo era già uscito dalla Commissione. Ora, questo testo, questo articolo ha due singolarità. La prima, credo sia la prima volta che un testo di legge immagina di introdurre delle nuove sanzioni come esito di nuove fattispecie penali e poi si preoccupa subito dopo di delimitarne l'ambito operativo, almeno nelle intenzioni, quasi a dire mi rendo conto del rischio di un'applicazione delle prime tre disposizioni del testo, gli articoli 1, 2 e 3, per cui con l'articolo 4 tento di porre dei rimedi, di ergere dei confini per evitare che siano travalicati. Ma se leggiamo, e la slide lo mostra, il testo di questa norma salva idee, lascio voi valutare che cosa salvi questa norma, perché si dice ai fini della presente legge sono fatte salve la libera espressione di convincimenti e opinioni. E qui io mi fermo un attimo e ringrazio molto i deputati per avermi concesso la libera espressione di convincimenti o opinioni. Mi limito a segnalare loro che sono arrivati tardi, nel senso che da circa 70 anni, più sì, meno no, questa libertà mi è riconosciuta, grazie a Dio, non concessa, riconosciuta da un testo che si chiama Costituzione della Repubblica Italiana, di cui raccomando la lettura in generale, ma in particolare al genio che ha scritto queste disposizioni, in particolare questa norma. Ma poi non si ferma qui, perché va oltre, nonché sono fatte salve le condotte legittime. Quindi questo è veramente un capolavoro legislativo, perché si dice in una norma di legge che è legittimo quello che è legittimo. Se non l'avessero scritto, io sarei rimasto nell'oscurità più totale, pur facendo il giudice da 35 anni. Quindi sono fatte salve le condotte legittime riconducibili al pluralismo di idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare un concreto pericolo del compimento di atti discriminatori e violenti. Attenzione, qui la deroga è su condotte legittime. Quindi sono fatte salve le condotte legittime, ma non tutte le condotte legittime poi sono legittime, perché un giudice a cui viene affidato questo ambito di discrezionalità amplissimo è chiamato a decidere quali poi effettivamente siano legittime fino in fondo e quali non lo siano. Dice, è un gran pasticcio, no? Si è fatto di meglio in questo testo, perché sempre, e qui chiudo veramente, sempre per venire incontro alle obiezioni fondatissime della Commissione Affari Costituzionali della Camera, che diceva in questo suo parere, guardate, state introducendo delle disposizioni che arrivano a comminare sanzioni anche pesanti e sanzioni accessorie terribili, una sorta di legge del contrappasso. Se io diciamo venissi considerato responsabile di una di queste condotte, come pena accessoria dovrei fare, come i dannati nell'inferno dantesco, un lavoro gratuito per le associazioni LGBT, così imparo. Quindi dicevo, la Commissione Affari Costituzionali
ha mosso dei rilievi molto specifici sulla genericità dei termini. In sostanza ha detto: fate dipendere l'applicazione di queste sanzioni da categorie che l'ordinamento, in particolare l'ordinamento penalistico, ignora, perché finora non erano presenti. Orientamento sessuale, che significa? Identità di genere, che significa? E allora, sempre questa volta alla fine dei lavori della Commissione, la Commissione ha fatto l'elenco delle definizioni. Io vi leggo soltanto, così abbiamo un'idea della specificità di queste disposizioni, la definizione di identità di genere. Vi prego, nella lettura che farò, di tener presente un giudice, la denuncia arrivata sul suo tavolo e il parametro costituito da questa norma per capire se l'atto che viene denunciato come discriminatorio sia discriminatorio secondo il parametro dell'identità di genere che viene introdotto ex novo. Per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. Non è un testo di un filosofo esistenzialista, con tutto il rispetto, è un testo di una norma dalla cui applicazione viene fatta derivare una pena che può arrivare ad anni di reclusione. Si parla di identificazione percepita. Percepita da chi? Dall'autore del presunto reato, dal giudice, dalla vittima? Questo non è detto. Ma il diritto penale è un diritto penale del fatto, non della percezione. Io sono chiamato a confermare la condanna del rapinatore se la rapina è stata commessa, non se percepisco genericamente che lui ha intenzione di commettere una rapina. E poi si fa questo riferimento al percorso di transizione, anche se non concluso. Vorrei fare solo un esempio concreto e su questo chiudo. Immaginiamo un adolescente che abbia una crisi sulla propria identità sessuale e che, seguendo il consiglio del primo che capita, prenda in considerazione l'idea di assumere questa molecola, la triptorelina, che blocca il proprio sviluppo ormonale in attesa di capire a quale genere fa riferimento. Quindi diciamo che avvia il proprio percorso di transizione. Allora, sulla base di questa definizione, se un genitore, nell'esercizio della propria potestà di genitore, prova a descrivere al figlio gli effetti collaterali, gli effetti diretti, le controindicazioni dell'assunzione di questa molecola, cosa fa? Turba l'identità di genere in un soggetto che ha iniziato e non concluso un percorso di transizione? E se il medico di famiglia a cui i genitori si rivolgano per avere un parere più attendibile, più scientifico, manifesti al ragazzo le proprie perplessità sulla base di dati medici, non certamente inveendo o offendendolo in alcun modo, anzi rispettando questa sua condizione di profondo personale disagio, cos'è? Può essere denunciato perché sta adottando condotte discriminatorie sulla base dell'identità di genere? Ecco, io ritengo che queste e altre domande, perché ce ne sono tante altre, debbano essere fatte a chi e da chi in questo momento si appresta ad esaminare queste norme, che rischiano di costituire uno spartiacque, cioè di far passare, come prima dicevo, da un diritto penale che ha come parametro di riferimento dei fatti obiettivi a un diritto penale in cui ognuno la interpreta come vuole e il caos applicativo rischia di essere ancora più grave di quello attuale. Vi ringrazio e perdonate la lunghezza. Grazie Alfredo, molto chiaro come sempre. Io vorrei chiamare subito in causa Paola Binetti. Ci dovrebbero molte cose di cui ci può parlare, però
Vorrei concentrarmi soprattutto sulla sua competenza in materia pedagogica ed educativa come neuropsichiatra infantile e naturalmente facendo perno sulla sua lunga esperienza politica e anche su quello che vede al Senato. C'è l'articolo 7 della legge Zan che parla dell'istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia e questa giornata, che dovrebbe essere il 17 maggio, ha l'obiettivo di promuovere la cultura del rispetto, dell'inclusione, nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni, le violenze motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, con tutto quello che abbiamo già capito che comporta questa espressione. Al terzo comma si parla esplicitamente delle scuole che provvedono alle attività di cui al precedente periodo, cioè tutto ciò che ha a che fare con la promozione di questo tipo di cultura. Ora, io ho un po' l'impressione che, anche un po' quelle cose che ci diceva Alfredo adesso, che la cultura, diciamo, che si respira, si potrebbe dire, mainstream, come si dice adesso, tende a spingere i nostri ragazzi, i nostri figli, verso, come dire, il riconoscimento di ogni possibile opzione dal punto di vista delle cosiddette identità di genere, quasi che fosse un obbligo confrontarsi con questo dubbio, con questa domanda, quasi che appunto l'identità binaria fosse oramai sorpassata. Nel momento in cui entra questo tipo di propaganda, si potrebbe dire anche nelle scuole, questo tipo di politica, di cultura, mi pare che si tenda a cercare di rafforzare questo dubbio, questa incertezza da parte dei ragazzi, un'incertezza anche abbastanza naturale, soprattutto nella fase di crescita e di affermazione di sé. Mi chiedo e ti chiedo appunto che cosa può comportare nelle scuole appunto l'ingresso di questo tipo di cultura, per quello che tu sai e sai molto della crescita, della percezione di sé da parte dei ragazzi. Paola. Grazie dell'invito. Mi auguro che nel clima pacato con cui stiamo svolgendo questa sera questa discussione, chi ascolta possa perlomeno trarre spunti concreti per cercare di entrare nella concretezza dei problemi, perché molto spesso su questo tema è molto difficile parlare serenamente, perché immediatamente si è già costituita la spaccatura tra le persone a favore e le persone contro. Come dicevi tu all'inizio, molto spesso le persone a favore fanno loro, come sempre accade in questi casi, quel frammento di verità che c'è anche in questa legge e che ha il potere in qualche modo di sedurre la nostra intelligenza e di attrarla al punto tale quasi da non poterci si sottrarre. E questo frammento di verità è quello che dice no alla violenza nei confronti di chiunque e per qualunque motivo. E chi agisce violenza nei confronti dell'altro giustamente va incontro ad una punizione che sarà in parte riparativa per il diritto leso della persona offesa e sarà in parte educativa perché uno impari a comportarsi diversamente. Questo frammento di verità è quello che peraltro ha dato origine alla nostra proposta di legge. Cioè, esiste anche una proposta di legge di cui ovviamente la stampa non fa mai giustamente la dovuta attenzione e che dice con tutta semplicità il no alla violenza. Per carità, c'era bisogno del nostro disegno di legge per dire no alla violenza? Evidentemente no. Però se vogliamo ribadire questo principio in modo chiaro ed inequivocabile, esiste un disegno di legge che cavalca l'unico frammento di autentica verità che è contenuto nella legge Zan, e che è quello di opporsi alla violenza contro chiunque, per qualunque motivo, in qualunque modo. Allora, che cosa potrebbe succedere in queste famose giornate, in questo famoso 17 maggio, in cui tutte le scuole saranno impegnate ad intervenire in questo senso? Intanto la prima domanda che io mi pongo è: tutte le scuole dovranno essere impegnate a intervenire in questo modo? Quale carattere coercitivo ha questa norma? Perché poi ci si pone immediatamente la domanda: cosa succede alla scuola in cui questo non si fa? Cosa succede alla scuola che magari preferisce affrontare una giornata all'aperto, una gita culturale, artistica con i suoi studenti o semplicemente un compito in classe? Cosa succede in questi casi? La scuola in che misura è passibile
di una sorta di punizione. Perché questo è importante? Perché un giorno farò questo lavoro che non ho ancora fatto, che mettere in ordine uno dietro l'altro tutte le giornate internazionali previste. E scopriremo che non resta tempo per fare scuola. Cioè, talmente tale l'impegno che bisogna assumere nei confronti delle più svariate problematiche. 2 giorni fa era la giornata dell'ambiente, tra 2 giorni sarà la giornata di tutela dei pazienti affetti da distrofia muscolare. Oggi abbiamo presentato in Senato una proposta di legge per istituire la giornata dei rari sibling, cioè dei fratelli dei bambini che hanno una malattia rara. Chiunque ha diritto a proporre una giornata. Però qual è l'obbligo della scuola? Ora, io credo che, come dice la fattoria degli animali, siamo tutti uguali, ma alcuni sono più uguali di altri. E quindi io sospetto che alla fine di molte giornate non si farà menzione, ma queste giornate diventeranno quelle che io ormai da tempo ho definito i micro gay pride della scuola. Ogni scuola in realtà finirà il 17 maggio per celebrare una sorta di gay pride. Non sarà forse il gay pride di qualche anno fa con i carri, con tutto quello che si vuole, ma sarà certamente la giornata dell'orgoglio gay. E questo significa gay pride, orgoglio gay. Quindi noi celebreremo delle giornate in cui non ci sarà quella che ci ostiniamo a chiamare pari opportunità. Non ci sarà nessuna pari opportunità tra un approccio che voglia farsi sostenitore di quella che tu chiamavi prima la dimensione duale della sessualità, perché la dimensione duale della sessualità sarà una dimensione che apparirà del tutto obsoleta e comunque probabilmente meno attrattiva di quella parola chiave dall'enorme potere seduttivo che si chiama libertà. Quando tu potrai proporre a un adolescente il vincolo che in qualche modo ti orienta verso una persona, diciamo, dell'altro sesso, o gli potrai proporre un panorama per cui lui potrà scegliere sempre, comunque, la possibilità di fare esplorazione, perché prima di capire qual è la mia identità, chiunque di noi, prima di definire la sua identità, fa infinite prove. Cioè, se pensiamo agli adolescenti, prima di capire chi sono, abbiamo idea del lavoro che impegnano, ma anche soltanto davanti allo specchio, davanti all'esperienza della loro corporeità, davanti a quel rito che è il vestirsi per uscire con gli amici, o comunque il tempo che impiegano per misurarsi con le idee, con le parole, per essere sicuri di essere brillanti, per essere sicuri di piacere. Cioè la ricerca dell'identità senza una bussola, senza un filo d'Arianna, ti porta a voler esplorare tutto di tutti, in modo non dissimile a quanto fanno coloro che suggeriscono l'esplorazione anche di molti tipi di droghe leggere. Perché non fare esperienza di questo? Perché un adolescente, prima di definire la sua mascolinità, avrà senso ancora parlare di mascolinità? O prima di definire la sua femminilità, avrà senso parlare ancora di femminilità? Prima di definire tutto questo, le vorrà provare. Si metterà davanti a un discernimento che in realtà si basa su una offerta a costo zero di esperienze che possono segnare e marcare la sua vita. Noi sappiamo benissimo, anzi forse non lo sappiamo ancora con tutto il fondamento scientifico, ma conosciamo benissimo la grande dialettica che tocca gli omosessuali. Ci sono coloro che definiscono l'omosessualità una libertà di scelta e ci sono coloro che definiscono l'omosessualità una necessità di essere in un modo piuttosto che in un altro. Come dire, l'omosessuale non è libero di scegliere perché lui fin dalla nascita porta dentro di sé questo orientamento, o viceversa. L'omosessuale è la persona che con uno spirito, come dire, libero, è molto più spesso un bisessuale che non un omosessuale. E come bisessuale poi può, come dire, ampliare l'ambito delle sue esperienze. Cosa insegneremo ai ragazzi? Perché attenzione, insegneremo una cosa che rimette sul piatto forse la più grande critica che molte volte viene rivolta a noi quando ci si dice che noi vogliamo uno stato etico,
uno Stato che ti dica ciò che è bene e ciò che è male. Beh, adesso lo stiamo costituendo con uno Stato diversamente etico, che ti dice esattamente ciò che è bene, e il bene è esattamente ciò che mi va di fare. Il bene si identifica con quella logica che attinge alla sfera del desiderio, ma a una sfera di desiderio che non assume la responsabilità del poi. Perché faccio questa premessa? È di questi giorni, per altri motivi, con la gravità che questo rappresenta, come giovani adolescenti, in qualche modo abusati, ma abusati anche perché sedotti dal fascino della persona più grande, dal fascino del tutore, dal fascino del maestro, dal fascino di qualcuno che li riempie di un'attenzione particolare, poi sperimentano una sessualità omosessuale che piaga, non piega, piaga la loro vita. Per questo che noi consideriamo questi grandi, come dire, sadici, abusanti delle persone più fragili, perché sappiamo che le tracce che lasciano la loro sessualità sono tracce molto profonde, sono tracce che li rendono inadeguati a riconoscere poi in se stessi il loro stesso orientamento. Nel momento in cui noi apriamo la scuola a un dibattito, peraltro cosa? Concentrato tutto in una giornata? Tutto volto all'inclusione? Tutto volto all'accettazione? Tutto volto a, come dire, sottolineare con un'intensità forte come ciò che dovrebbe essere giusto? Io penso che tutti noi siamo andati a scuola, abbiamo fatto esperienza, abbiamo visto film, abbiamo letto libri, abbiamo letto romanzi, ci siamo posti domande di tanti tipi, e in queste domande di tanti tipi abbiamo cercato di farci un'idea di che cosa fosse la sessualità, di che cosa fosse l'orientamento sessuale, ma l'abbiamo fatto con quel ritmo, non ti voglio dire slow, no, ma con quel ritmo lento, pausato, intelligente, motivato, che pone la domanda, apre la ricerca, pone l'interrogativo, va a cercare l'alternativa. Non ne abbiamo fatto, come dire, un'indigestione, un giorno solo tutto, perché poi cosa significa? Gli altri giorni continuiamo? Cioè, è pedagogicamente e didatticamente sbagliato questa cosa. Prima nella slide che ci ha mostrato Alfredo si vedeva esattamente la trappola in cui sono incorsi coloro che, facendo del 17 maggio la giornata inerente a questa legge, quindi contraria a tutte le forme, chiamiamole così, di discriminazione, le leggevano però solo ed esclusivamente nella chiave della sessualità e lasciavano fuori, lo si dice qui a destra, tutto quello che invece riguardava la disabilità o disabilitismo, come si dice. Perché in realtà la disabilità sta in questa legge in modo, come dire, furbo, come il modo di dire tutte le discriminazioni. Ma guarda che se vogliamo parlare di discriminazioni, ti sto qui a dire quante altre forme di discriminazione ci sono. Penso per esempio, adesso va molto, non voglio dirvi di moda, però è molto nell'occhio del ciclone anche la disabilità che riguarda le persone grasse, cioè le persone che hanno delle dismorfofobie, le persone che sembrano obese, che quindi sono colpevole della loro obesità. L'altro giorno una mamma di un ragazzo autistico era disperata perché dopo essere riuscita a far uscire di casa dopo 3 anni questo ragazzo, che peraltro non solo è autistico ma è anche obeso, è stato fatto oggetto questo ragazzo di una tale sgradevole aggressione da parte dei suoi compagni, che di aver ottenuto un effetto veramente disastroso per questo ragazzo. Però l'effetto disastroso non l'ha avuto perché era un ragazzo autistico, ma perché era grasso e quindi è stato preso in giro per la sua goffaggine. Voglio dire, messi a fare la lista delle discriminazioni non finiremo mai. Allora io credo che la scuola ha ben altro scopo. Sicuramente la scuola ha non lo scopo di, come dire, spiattellare le infinite variabili che ci sono. Forse voi avrete letto che l'altro giorno, quando Nordio è venuto in Senato per la sua audizione su questa legge, addirittura ha parlato perché no alla pedofilia. Perché allora l'intervallo di età che c'è tra l'uno e un altro deve rappresentare uno stigma così forte?
perché è stato massacrato, come si può massacrare Nord, un posto che si faccia massacrare, nella sua lucidità e nella sua acutezza, perché evidentemente anche lui utilizzava e cavalcava il paradosso, perché ancora la pedofilia suscita in noi un'istintiva resistenza legata alla differenza d'età che c'è tra i due soggetti, che mette in dubbio il valore del consenso che l'altro può dare, quanto vale quel consenso. Però sappiamo pure che in alcuni punti ci si dice perché no all'incesto, perché no a quella naturale, come dire, resistenza che abbiamo ad accettare i rapporti sessuali tra fratelli o tra fratelli e sorelle. Perché messi a smontare proprio in questo decostruzionismo, ci si dice poi un'altra delle cose che ci dice per cui diventano cogenti per affrontare e trattare questi problemi, è che in realtà il numero di casi di omosessuali, compreso il numero di casi di transgender, è assolutamente in aumento. Bisognerebbe chiedersi se è un aumento reale o se è un aumento dell'emersione. Cioè, se l'aumento è semplicemente perché noi avevamo sottostimato per una serie di tabù questi tipi di casi, o se invece si sta creando una crescita reale. Il sospetto che c'è in molti psichiatri, in molte persone che si occupano di questi argomenti, è che l'aumento sia reale, ma sia un aumento reale legato a quella genericità nei modelli educativi che non aiutano i bambini fin da piccoli ad assumere la loro identità di ruolo, che è anche parte integrante della loro identità sessuale. Per carità, lungi da me l'idea di voler tornare a regalare le bambole alle bambine e le pistole ai bambini, evidentemente no. Soprattutto il no nasce dalle pistole ai bambini, perché sono sostanzialmente una pacifista. Non mi disturberebbe affatto se le bambine sviluppassero fin da piccole, tutto sommato, un senso materno che non è affatto detto che debba essere in contrasto con la loro leadership femminile. Però detto questo, noi abbiamo smontato tutti i modelli, abbiamo decostruito tutti i modelli che da bambino aiutavano i maschi e le femmine a assumere la loro identità. Poi ci stupiamo che l'identità sia fluida? Ci stupiamo che questa identità non si sappia bene cosa sia, e il primo che non lo sa è il ragazzo che dovrebbe sceglierla? Qual è stata, diciamo, l'azione di accompagnamento che abbiamo fatto? Allora, io non voglio dire e non voglio fare come il mio amico Alfredo Mantovano prima, che ha detto 10 volte adesso chiudo, adesso chiudo, adesso chiudo, perché per tutti noi la sensazione... Io ho già visto, anche il mio tempo è passato, perché io mi sono messa vicino, ho parlato 17 minuti, 30 secondi e una quantità di cose infinite. Quindi ovviamente mi affretto a chiudere. Però voglio dire, non è un progetto educativo serio. E questa è la prima grave accusa che faccio a questo sistema. Non è un progetto che aiuterà i ragazzi a scoprire la loro identità. Forse li renderà un po' più tolleranti, se sarà fatto bene. Forse li renderà un po' più rispettosi, se sarà fatto bene. Ma non li aiuterà a scoprire con l'orgoglio naturale la propria sessualità. Viceversa, mi temo che saranno, come ho detto prima, veramente l'ultima battuta, 1000 giornate di Gay Pride. Grazie. Paola, grazie per la tua chiarezza e per l'esperienza che hai messo in tutto questo, anche la lungimiranza, perché insomma mi sembra che tutto quello che hai detto è estremamente realistico, così come sono realistiche anche tutte le critiche, le obiezioni che Marina Terragni ha contribuito a tirar fuori, ti ha dato voce, ti ha dato pubblicità, ecco, quindi io ti inviterei, Marina, a ripercorrere un pochino le ragioni che hai scoperto strada facendo, che appartengono a mondi che teoricamente dovevano essere favorevoli a questo disegno di legge e sostenerlo, diciamo, a corpo morto, invece si sono messi di traverso. Ecco, cosa è successo? È stato un cortocircuito culturale? Quali obiezioni e in che modo sono state formulate, su quali argomenti? Marina. Guarda, Francesco, mi sentite? Mi sentite? Forte e chiaro. Ok. Grazie dell'invito. Cercherò di stare sotto il quarto d'ora, sto nei 10.
anticipo sostanzialmente le cose che andrò a dire domani in Commissione Giustizia e comincerei dall'articolo 4 di cui ha già parlato il professor Mantovani, che è un errore giuridico, o quantomeno un pleonastico rispetto all'articolo 21 della Costituzione, cioè dice in fondo sei libero di dire quello che vuoi. Ecco, in realtà questo articolo 4 è proprio un'excusatio non petita, cioè la testimonianza del clima in cui è nato questo DDL, intimidazione, censura, manganellate social, minacce, che continuano a impedire la libera espressione del pensiero. Le tecniche sono il chilling effect, cosiddetto, cioè raggelarti con la paura, o no platform, oscuramento completo. L'intento pedagogico della legge è stato chiarito da Zan quando ha detto che la legge serve a instillare nelle persone un atteggiamento di prudenza. Noi che siamo imprudenti siamo marchiati in rosso sui social. Io stesso ho già subito una querela da parte dell'avvocato Schuster, difensore di famiglia arcobaleno, solo per aver esercitato il mio diritto dovere di cronaca. Querela poi archiviata. Tacere, no debate, è la linea di Stonewall, grande organizzazione LGBTQ, che tra l'altro oggi si sta disfacendo come neve al sole. I fondatori la sconfessano, gay e lesbiche abbandonano per sfuggire al diktat transattivista. Lo studio legale Dentons ha dettagliato le linee guida che sono non solo tacere, ma quando si fa una legge, celare il contenuto più controverso dietro contenuti più accettabili. È quello che vediamo nello Zan. Il core è l'identità di genere, il contenuto accettabile, la copertura, è la non discriminazione. Quindi noi abbiamo comunque lavorato per rompere il silenzio, perché qui in questione non è la sessualità, ma è la sessuazione umana. Si tratta proprio di un salto di civiltà e il dibattito deve essere più ampio possibile. La questione articolo 1, sesso, la parola sesso è stata introdotta solo in un secondo tempo, perché il femminismo cominciava a farsi sentire il suo disagio rispetto al testo e quindi si è messa questa foglia di fico, cioè dire che la legge era anche contro la misoginia. Un errore capitale per due ragioni. Nessun gruppo di donne in questo paese ha mai pensato a una legge penale contro la misoginia, perché il piano è proprio un altro. Secondo, le donne sono la maggioranza e l'inclusione tra le minoranze è un gravissimo errore simbolico e politico. Zan si è difeso dicendo che la legge è anche contro la misandria. Sentire questa parola da un democratico gay è stato sconcertante. Qui, come i peggiori misogini, un fratello gay parla di misandria, che è l'arma ideologica usata dagli uomini violenti e che potrebbe essere usata nelle donne contro, nei tribunali, insieme a quell'altro falso ideologico che è l'alienazione parentale, la cosiddetta PAS. Scuole. Le scuole sono un target decisivo. Già qualche anno fa lo spettacolo teatrale più rappresentato non è stato Goldoni o Pirandello nelle scuole italiane, ma Fafa Fine, che è la storia di un ragazzino fluid. Nelle scuole si parla già di utero in affitto, c'è un grand tour in corso e di libera identità di genere. L'amore tra due uomini e due donne non rende più. La carriera alias, farsi chiamare con un nome diverso da quello anagrafico, è già realtà in molti istituti. Il lavoro di propaganda è avanzato e la formazione deve essere obbligatoria. In Canada, che è il paradiso del transumanesimo, l'unicorno Gigi, eccolo qua, scusate se non ho le slide, ma si vede lo stesso, questo è Gigi. Gigi dà strumenti legali ai bambini contro i genitori che ostacolino la loro libera identità di genere. C'è un padre, Robert Hoogland, che sta scontando 6 mesi di galera per essersi battuto contro l'ormonizzazione della sua bambina di 13 anni. I cartoni animati Blue's Clues mostrano la grande parata arcobaleno, incluso Castoro con doppia mastectomia, che è l'intervento d'elezione per le bambine che vogliono diventare maschi. Oggi 7-8 interventi
transizioni infantili su 10 riguardano bambine. Negli Stati Uniti sono in libera vendita, mi spiace di doverlo far vedere, genitali di silicone, questa è una mamma che li mostra, genitali di silicone per bambine sotto i 5 anni per simulare un sesso maschile. Sui social, quelli più giovanili come TikTok, si fa attività di grooming, cioè di adescamento. Il vero core del DDL Zan è l'identità di genere. I suoi sostenitori menzionano precedenti in convenzioni e sentenze, per esempio la Convenzione di Istanbul, che invece si riferiva solamente alle donne, e però non menzionano mai, stranamente, la sentenza 180/2017 della Corte Costituzionale, che dice: va escluso che il solo elemento volontaristico possa avere qualche rilievo ai fini dell'accertamento della transizione. E questo è in palese contraddizione con l'identità di genere intesa come percepito, come definita l'articolo 1. La battaglia per l'autodeterminazione di genere o self-ID ha corso in tutto il mondo, ma sta anche subendo importanti battute d'arresto. Il self-ID è stato stoppato in Spagna, in Germania, in Giappone, in UK. Negli Stati Uniti l'Equality Act di Joe Biden difficilmente otterrà la maggioranza al Congresso. La censura mediatica comincia a incrinarsi e a parlare dei gravi problemi causati dal self-ID. Si può oggi leggere su Times, Economist, Wall Street Journal, Los Angeles Times. Non siete rimasti solo più voi di Avvenire, Francesco. In Italia invece, appunto, salvo eccezioni, i media sono ancora in fase propaganda. Ormai è chiaro che il self-ID ha un forte impatto negativo sulla società e in particolare sulla vita di donne e bambini. Autocertificazione di genere significa invasione degli spazi femminili da parte di uomini che si autodefiniscono donne con il corpo maschile intatto. Non solo bagni, spogliatoi, camerini, ospedali, ma anche quote lavorative, politiche, perfino le statistiche. Stiamo assistendo a una crescita esponenziale del numero di donne stupratori, ovvero maschi criminali che si definiscono donne. I fenomeni più clamorosi sono gli sport femminili invasi da corpi maschili, con incredibile omertà da parte del giornalismo sportivo. La bomba esploderà alle prossime Olimpiadi. In Italia 24 atlete si stanno organizzando per un'azione legale e hanno scritto alla ministra Bonetti. Tra l'altro è accertato che i livelli di testosterone ridotti chimicamente non diminuiscono la forza muscolare maschile. Non conta quanto testosterone hai in questo momento, ma quanto ne avevi quando hai sviluppato ossa, muscoli, cuore e polmoni da maschio. Più dolorosa e esplosiva la questione delle carceri. Adesso vi faccio vedere la lettera di una detenuta californiana. Non potete leggerla, ma può essere suggestivo vederla scritta su carta di quaderno. Ecco, cosa succede? In California da gennaio è in vigore il Bill 132, che consente a detenuti di scegliere il carcere non in base al sesso, ma all'identità percepita. Quasi 300 detenuti maschi, spesso intatti, corpi, quasi sempre corpi maschili intatti, chiedono di essere trasferiti nelle carceri femminili. 150 sono in coda nello stato di Washington. Sia a Washington che in Canada ci sono già stati casi di stupro, gravidanze, malattia a trasmissione sessuale nelle carceri. Se l'Equality Act passasse al Congresso, i trasferimenti sarebbero autorizzati in tutti gli Stati Uniti. Sono molti segnali in controtendenza. L'onda sta rifluendo, specie in Gran Bretagna, dove si è detto, dicevamo, stop al self-ID, alla formazione LGBTQ nelle scuole, ai finanziamenti a Stonewall, e si sta per legiferare a difesa del free speech, il libero discorso nelle università impedito per anni, impedito non solo lì. Micromega ha pubblicato l'appello di 300 ricercatori tedeschi che non possono più menzionare il sesso biologico. In Italia le cose non vanno diversamente. La Gran Bretagna ha anche frenato sui bloccanti della pubertà ai minori per avviare la transizione dopo un aumento del ricorso di 30 volte in pochi anni. Questo l'ha scritto l'Economist. Lo stesso succede in Svezia, in Arkansas,
In Finlandia si torna alle terapie psicologiche. In questo foglio vedete in giallo i no inglesi alla libera identità di genere. Quindi è un sondaggio di The Times e quindi gli inglesi hanno capito che si dovevano fermare. Noi, insomma, siamo come quei paesi del terzo mondo dove si inviano prodotti scaduti. Ci accingiamo a importare un prodotto, l'autocertificazione di genere, già scaduto in molti altri posti del mondo. In Italia abbiamo due fortune. Quella di un'antica cultura delle differenze che è molto superiore alla tassonomia anglosassone. I femminelli qui li abbiamo dalla notte dei tempi. Nel 1982, quando è passata la legge da noi sulla transessualità, in Gran Bretagna l'omosessualità era ancora reato penale. Sono loro a dover imparare da noi, non viceversa. L'altra fortuna è che, avendo visto i danni prodotti altrove dall'autocertificazione di genere, possiamo fermarci prima. Vero che la legge Zan non introduce immediatamente l'autocertificazione di genere, ma Marilena Grassadonia l'ha detto con chiarezza, era scritto sul palco di Roma, la copertina dell'Espresso l'ha, come dire, sancito definitivamente. Il DDL Zan è solo l'inizio, poi introdurremo l'identità di genere e poi verrà il resto, libero utero in affitto, self-ID, e la piattaforma di legge è già pronta. Io mi fermo qui, posso produrre e potrò produrre al Senato tutta la documentazione relativa alle cose che ho detto. Marina, grazie, ci hai fatto, insomma, venire i brividi, devo dire, almeno a me personalmente, perché ci hai descritto uno scenario piuttosto impressionante. Peraltro, mentre parlavi, sono andato a rivedermi rapidamente che alcune prospettive, anzi ce n'è una in particolare relativa allo sport, che vedremo materializzarsi molto presto, perché è già pronto il personaggio. Si chiama Valentina Petrillo, è un'atleta disabile, transgender, si è qualificata italiana, ma ha già vinto. Lei ha già vinto. Si è qualificata per le Olimpiadi di Tokyo, quindi sì. Sono perfetto per diventare. Era un uomo con cui, cioè, da uomo ha vinto 11 titoli nella velocità, adesso naturalmente domina nella sua specialità, però come donna. Quindi ne sentiremo. Come donna, però il corpo femminile suo è intatto e anche all'anagrafe lei è un uomo. Ecco, esatto. Io volevo farti, so che tu adesso, insomma, hai anche una certa fretta di chiudere perché domani sei attesa a Roma, però volevo chiederti una cosa telegrafica, poi passerò a fare domande che stanno arrivando molto rapide a ciascuno perché siamo già veramente in chiusura. A te volevo chiedere una cosa, cioè perché il femminismo, femminismo radicale, femminismo più identitario, è così contrario al concetto di identità di genere? È una cosa che mi colpisce sempre questo. Per le ragioni che ti ho detto, perché non crediamo nell'esistenza, nella ghiandola pineale dove Cartesio metteva l'anima, di un'identità di genere che sta lì a fianco, perché il corpo è un tempio sacro, perché non vogliamo che i corpi dei bambini vengano mutilati e ormonizzati perché li mettiamo al mondo, perché abbiamo bisogno dei nostri spazi riservati, perché non possiamo vivere un momento di misoginia come questo, che è il peggiore che io abbia mai vissuto. E insomma, le ragioni, poi te l'ho detto prima, no? Perché io sono una persona che ha sempre votato a sinistra e sono stata anche piuttosto attiva nella militanza politica, io non posso tollerare, per esempio, che la sinistra non ritenga che le povere del mondo che sono dentro nelle carceri debbano subire una seconda condanna dividendo la cella con degli uomini che spesso sono dentro in carcere per abusi sessuali. E questo è realtà, è una realtà incredibile, talmente incredibile che non può durare. Quindi io dico, bisogna tenere duro e tenere il punto, e questa storia finisce, ne sono sicura. Sposiamo volentieri il tuo ottimismo, confidando che tu abbia ragione. Devo dire che Marina ci ha sempre azzeccato, quindi ci ha portati sempre sulla strada giusta, quindi tenderei a darle fiducia anche su questa. Paola, volevo chiedere, anzi rimbalzare una domanda che mi è arrivata da qualcuno che sta seguendo, ovvero da dove nasce il desiderio di voler imporre a tutti, scuole incluse,
una norma sociale che esprime la tendenza di un gruppo tutto sommato minoritario. Tu lo vedi all'opera in Parlamento, ecco, questa determinazione che non è soltanto su questo aspetto, su questa legge specifica, perché c'è questa, come dire, fermezza e ostinazione anche di fronte al fatto che non è affatto detto che ci sia così grande unanimità nel Paese, perché si va avanti a marce forzate ad ogni costo. Quando io ero piccola, c'era un insulto molto diffuso, che era quello che adesso non esiste più perché non ci sono più i comunisti e non ci sono più i fascisti. Però l'insulto che si poteva dire a chiunque era fascista. Se tu eri fascista, tu non potevi parlare. Se a tuo padre che ti sgridava perché tu dicevi sei un fascista, lui rimaneva, come dire, bloccato. Se un insegnante assumeva del fascista, rimaneva... Cioè, adesso nessuno, come dico, è più fascista, come nessuno è più comunista. Dove voglio arrivare? Che oggi come oggi lo stigma che c'è quando ti dicono omofobo non vuol dire solo omofobo. Omofobo vuol dire retrogrado, vuol dire che tu non sei in linea con il progresso, vuol dire che tu sei uno che calpesta i diritti umani, perché se sei un omofobo perché calpesti i diritti umani. Vuol dire che tu non sei idoneo ad includere l'altro, che tu non sai apprezzare le capacità dell'altro. Cioè, oggi c'è uno stigma così forte che io credo che se tu vedi il numero di colleghi che hanno firmato questo disegno di legge senza nemmeno leggerlo, senza sapere esattamente cosa c'è scritto, lo hanno fatto per la paura che non firmarlo significasse essere definiti omofobi. Oggi come oggi, l'insulto che riempie questa parola è carico di talmente tanti significati che anche se uno la pensa diversamente preferisce tacere. Perché quella parola è come, io dico, il vaso di Pandora. Tu lo apri e tutti i mali possibili e immaginabili sono legati a questo. Non serve che tu sia un giornalista di grande qualità, di grande onestà intellettuale. Non serve che tu sia un medico o competente che ha salvato la vita a migliaia di persone, eccetera. Non serve che tu sia un ingegnere che ha costruito ponti, fiumi. No, se sei omofobo, sei tu che sei un reietto della società. E quindi devi diventare minoranza. Quindi possibilmente ti devo cancellare, perché tu offendi il genere umano. Questa è l'operazione che è stata fatta. Cioè non è un attributo come gli altri. Tu potresti essere una persona eccellente, però avara. Sa che ogni bene è avaro. Vabbè, comunque è anche questo, è anche questo, è anche questo, è anche questo, che sono tutti talenti positivi. No, se sei omofobo, con te va tutto il male del mondo. E questa operazione drammatica che ha proprio asfaltato completamente qualunque tipo di identità personale. E questa è la vera tranchant, misura tranchant, per cui quando parlo di identità, se io ti dico omofobo, tu non hai altra identità che la tua omofobia. Non c'è altro dietro di te, perché questa trascina tutto il male del mondo. Allora la gente, anche se non la pensa così, preferisce tacere. Perché non c'è possibilità di esprimerlo questo concetto. Cioè, mentre noi possiamo accettare tranquillamente un omosessuale che cerca di difendere la sua posizione e quindi cerca di difendere il suo diritto ad esistere e cerca di difendere il suo prestigio, tante volte io, anni fa, quando venivano molto spesso ragazzi con problemi, con difficoltà, tu gli dicevi, guarda figlio mio, l'importante però è che tu non risolva tutta la tua personalità nella tua omosessualità, che tu assorba la complessità delle cose, perché tu puoi essere il miglior atelier, tutti i grandi sarti sono tutti quanti appartenenti a una lobby gay. Notoriamente in televisione c'è una fortissima lobby gay. Paola, secondo te
come va, in 30 secondi, come va a finire? Tu sei ottimista come Marina, si ferma oppure va avanti? Finisce. Allora, io sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Marina quando ha detto se la fermiamo, non ti dico che si ferma, se la fermiamo scopriamo che è come un bicchiere, un boccale di birra in cui a un certo punto tutta la schiuma decresce e alla fine restano solo due dita, se la fermiamo. Ma non ti dimenticare che questo non ha niente a che vedere con l'omosessualità o con la transessualità. Questo va moltissimo a che vedere con il partito che in realtà indossa il futuro. Cioè, non importa che in questo momento i voti ce l'abbia di più la Meloni. La Meloni è conservatrice, tutta la stampa, dico la Meloni piuttosto che Salvini, piuttosto che una parte cospicua di Forza Italia e tutto l'UDC. Non importa, perché l'ideale di progresso che tu hai davanti ha quell'altra veste. Allora, sai, la battaglia bisogna pure vincerla in Parlamento. Io dico sempre, ragazzi, non vi lamentate, i voti bisogna anche andarli a prendere e bisogna anche saperli dare e sapere a chi li do. Questo. Ma è certo che se noi li fermiamo, ha ragione Marina, questo si smonta e resterà la parte buona, che è rispettare tutti con le loro caratteristiche e le loro peculiarità. Punto. Ma qui non è questo, questa è una colonizzazione intellettuale. Non ti dimenticare, questo è il gay pride moltiplicato per 100, per 1000, per 100.000. Questo è quello che si vuole. Alfredo, volevo concludere con te, grazie Paola. Paola ci dice, se la fermiamo, ecco, per fermarla ci vuole un'idea migliore, in qualche modo più convincente, che crea consenso, che crea una maggioranza, come dire, spontanea attorno, o la si affonda, la si lascia andare su un binario morto, cosa che è successa tante volte in Parlamento, oppure si trova un'idea migliore. Ecco, un'idea migliore, giuridicamente parlando, quale potrebbe essere, ammesso che esista? Ma io non sono competente a dare questa risposta perché, diciamo, in materia dei parlamentari, poi la senatrice Binetti mi ha già aspettato per lungo tempo. No, da giurista, da giurista, no, non schivare. Giustamente, però tu hai ascoltato volentieri. È un modo per non rispondere. E in realtà a me pare che il testo Zan dica al suo interlocutore ti metto in carcere ti applico delle sanzioni accessorie con la legge del contrappasso se manifesti la tua opinione sul concetto di famiglia, sul rapporto tra uomo e donna. Quale può essere il punto di mediazione? Che contrattiamo gli arresti domiciliari invece che la detenzione piena? Insomma, non mi pare. E anche immaginando, condividendo tutto quello che veniva detto, in particolare dalla senatrice Binetti, sulla perversità dell'articolo 7, immaginiamo che in una mediazione venga tolto, ma se restano le sanzioni penali, chiunque può rivolgersi al preside o come si chiama adesso, direttore scolastico, insomma non sono molto aggiornato con la terminologia, proporgli un bel corso di gender gestito da associazioni LGBT, quelle che hanno già avuto 4 milioni di euro in un provvedimento antecedente, questa legge è già operativo. E se il preside osa dire, ma non dice no, ma osa dire sentiamo i genitori e magari raccogliamo il loro consenso, visto che si tratta di minori, a questo punto scatta la denuncia. E poiché, come diceva tanto tempo fa Leo Longanesi, in realtà il primo articolo della Costituzione italiana non è quello che è scritto nella Costituzione, ma è una formula molto sintetica che suona nei termini di tengo famiglia. Comunque gli effetti dell'articolo 7 sarebbero raggiunti sulla base delle norme penali già inserite. Questo per dire che, a mio modesto avviso, questo testo è un tutto insieme che o si prende nell'insieme, spero di no, o si mette da parte nell'insieme, spero di sì, come già è successo per un testo analogo nella precedente legislatura. Bene, grazie. Devo dire che vi sono veramente grato che siamo riusciti a stare
sostanzialmente nei tempi, 8 minuti mi sembra che sia un margine di tolleranza straordinario per i temi così impegnativi, avremo altre 15 domande, ne sono arrivate alcune, ma faremmo notte, vi garantisco, per il rilievo che hanno. Credo che possiamo per questa sera dirci soddisfatti per tutto quello che abbiamo ascoltato. Io vi invito a, numero uno, procurarvi, se volete ancora approfondire, questo libro che ha curato Alfredo Mantovano con l'equipe del Centro Studi di Latino, Legge Omofobia perché non va Cantagalli, in cui trovate amplificati tutti questi concetti. A seguire il blog, il sito che cura Marina Terragni, feministpost.it, dove trovate una rassegna di queste notizie spesso raccapriccianti che ci ha citato poco fa con un monitoraggio quotidiano. A seguire le battaglie che porta avanti con straordinaria tenacia e coerenza Paola Binetti al Senato, tenendo sempre viva l'attenzione non soltanto dell'opinione pubblica, per quello naturalmente che riusciamo a sapere, a dire di quello che si riesce a sapere di quello che fa, perché molto spesso anche lei è oggetto purtroppo di censura da parte dei mezzi di comunicazione, ma anche di tanti altri campi, si occupa veramente di tante materie. Quindi teniamo, insomma, seguiamo questi tre amici, perché avete visto come hanno parole per riuscire a tenere destra la nostra coscienza e a chiarire la nostra capacità di giudizio, conoscere per giudicare. Credo che in quest'ora e mezzo abbiamo fatto dei passi avanti consistenti, ve ne sono veramente grato, sono grato al Circolo Feltre e all'Associazione Charles Péguy e a tutti voi che avete seguito fino a questo momento. Fate conoscere magari la possibilità di rivedere questo video che resta sul canale YouTube del Circolo Feltre, perché penso possa essere utile veramente a molti per le cose che abbiamo sentito. Grazie veramente a tutti e buonanotte. Grazie. Grazie davvero a te. Speriamo che Avvenire ci aiuta. Sempre, ci proviamo. È l'unico. Cara Paola, ce la mettiamo tutta. Hai visto che perfino il mio amico Di Freddi dice che la sinistra non lo pubblica perché non è d'accordo? Infatti. Auguri. Grazie.